della popolazione. Il deputato Marco Silvestroni ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei grazie, parola. Grazie Presidente, Ministro. Questa interrogazione è fatta perché da una parte noi vediamo che la maggioranza, che esponenti della maggioranza da mesi chiedono che venga installata questa applicazione, ma abbiamo visto che all'interno della stessa maggioranza, di esponenti della maggioranza, in realtà da voi stessi non è stata applicata l'applicazione Immuni. E allora noi chiediamo, Ministro, la verità, una volta tanto la verità, sull'effettiva utilità di questa app Immuni. Quali sono i numeri secondo voi per cui gli italiani debbano scaricarla per essere effettivamente efficace e utile? Non basta sull'app di Immuni, sul sito, mettere sono stati fatti 8600 download, ma in realtà qual è effettiva efficacia? Cosa ritenete, o meglio, quanti italiani secondo voi dovranno scaricarla perché questa app sia ripeto, completamente efficace? E che ruolo avete previsto per le ASL territoriali per garantire una presenza capillare, ho finito Presidente, un attimo, capillare dell'app Immuni in tutte le fasce di età, anche e soprattutto fra gli anziani e per chi è meno pratico all'utilizzo dello smartphone? Ringrazio la Ministra. Grazie per Presidente. E la digitalizzazione Paola Pisano ha facoltà di rispondere. A lei la parola, Ministra Pisano. Grazie. Prego. Grazie Presidente, onorevoli deputate e deputati, l'app Immuni che ho messo a disposizione del Ministero della Salute, dopo aver contribuito a realizzarne la parte tecnologica e a definirle gli aspetti normativi, ha ricevuto una valutazione favorevole da un rapporto del Consiglio d'Europa. L'analisi svolta dall'Unità Protezione Dati ha evidenziato l'importanza di aver emanato una legge specifica in Italia come base normativa di sviluppo dell'applicazione. La legge è volta a tutelare i diritti fondamentali della persona. In precedenza Immuni aveva ricevuto la massima valutazione dal Massachusetts Institute of Technology di Boston. Attualmente sono 8 milioni e 600 mila le persone che si sono dotate dell'applicazione. Dal principio di ottobre i download sono stati di 1.967.000. Dal 1 giugno i casi di potenziali focolai individuati e contenuti risultano 16. Le notifiche di esposizione registrate dal 13 luglio ammontano a 10.060, con netto incremento purtroppo nell'ultimo mese. Nel decreto legge del 7 ottobre numero 125 ho promosso l'inserimento di una norma che consenta l'utilizzo di Immuni anche a livello europeo, grazie all'interoperabilità con le altre applicazioni nazionali. Il prossimo 19 ottobre l'Italia, insieme a Germania e Irlanda, darà avvio al sistema europeo di interoperabilità delle applicazioni di notifica di esposizione di contatto. Secondo uno studio condotto dall'Università di Oxford, le applicazioni di notifica sono efficaci a prescindere dal numero delle persone che la scaricano. La citata soglia del 60% della popolazione rappresenta un dato parziale. La stessa Università di Oxford, infatti, nello studio ha precisato che anche con un numero inferiore di utenti si può ottenere una riduzione del numero di casi di coronavirus. In un più recente contributo scientifico, le università di Oxford e Stanford hanno individuato nel 15% una soglia già in grado di ridurre le infezioni e i decessi, ove il sistema di notifica di esposizione si è abbinato ad altre misure tradizionali di contenimento. Ad oggi abbiamo superato questa soglia, considerato che il numero di persone che hanno scaricato l'app nel nostro paese corrisponde al 16% dell'intera popolazione italiana maggiore di 14 anni. Immuni
costituisce soltanto uno strumento di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus e si integra con le altre misure adottate dal Ministero della Salute e delle Regioni. In definitiva, credo, e i dati lo dimostrano, che scaricare l'applicazione Immuni sia un gesto semplice e sicuro di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri italiani, in grado di aiutare tutti noi a fronteggiare questa pandemia. Grazie. L'app Immuni tutela i diritti di chi la utilizza, oltre 8 milioni le persone che l'hanno scaricata, il 16% degli italiani. Si utilizzerà anche a livello europeo. Ministro, la solita storia: se si modificano le soglie i problemi si risolvono, ma le percentuali che avevate annunciato quando avete messo sul mercato Immuni erano assai diverse. Comunque sia, Immuni non funziona, Immuni così com'è non funziona, lo sa cosa se ne fanno dei riconoscimenti europei di cui lei ha parlato, le migliaia di infettati degli ultimi giorni? Glielo risparmio perché sono una persona educata. Non ci deve più parlare di download, lei ci deve dire esattamente quanti italiani la stanno usando, perché ad una cosa doveva servire l'app Immuni, doveva servire semplicemente a individuare i nuovi positivi e ad arginare la pandemia. Non mi sembra che abbia arginato la pandemia e i nuovi positivi sono poche decine. Allora, ci dica se è efficace, come le ha chiesto il collega, contro il Covid, perché la sanità dei territori, cioè la medicina del territorio, considera Immuni un impiccio. Quei pochissimi italiani che usano Immuni non riescono nemmeno a comunicare la loro positività a chi è stato in contatto con loro, cioè viene meno la missione per cui avevate studiato Immuni. Ed è talmente inefficace che l'avete promossa, perché l'avete prorogata fino al 31 di dicembre del 2021, cioè 12 mesi oltre lo stato di emergenza che peraltro avete appena prorogato. Questo cosa vuol dire? Che diventerà obbligatoria? Vuol dire che chi l'ha progettata e la sta gestendo pro bono smetterà di gestirla entro il 31-12 e poi chi pagherà la manutenzione? Guardi, io ho concluso, Presidente. Anche in Svizzera usano una sorta di applicazioni Immuni e Dio solo sa quanto mi scocci citare la Svizzera come esempio positivo, ma lì tutti i giorni vengono pubblicati i dati che il gruppo di Fratelli d'Italia le chiede da 5 mesi e che lei rifiuta di darci. L'ultima cosa, il 1° di giugno il Garante per la protezione dei dati personali, ho concluso, ha dato 12 prescrizioni al Ministero della Salute. Il Ministero della Salute non ha nemmeno risposto. Non giocate con la salute degli italiani. Dovete dire che avete sbagliato e ricominciamo tutti quanti da capo. Grazie. Ha replicato l'onorevole Butti di Fratelli d'Italia.